questo lavoro che voi state conducendo con i giovani e per i giovani, secondo lei che frutti ha prodotto? Maggiore consapevolezza da parte dei giovani. La mia generazione, per la mia generazione la mafia era un tabù, la parola mafia si sussurrava, non c'era molto dialogo con i genitori. Adesso invece i ragazzi all'indifferenza scelgono la consapevolezza. Questo non significa risolvere il problema, ma significa quantomeno capire che un'arma efficace nella lotta contro le mafie è sicuramente la conoscenza. Meritano tutti un plauso, lo meritano gli alunni, lo meritano i loro professori e anche i due autori del libro, che sono Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. Ed oggi si è tutti qui a discutere e ragionare su questo lavoro insolito intitolato La mafia fa schifo. Il libro raccoglie le lettere scritte da alunni e studenti delle scuole elementari e medie dei licei di 7 regioni italiane incontrati nel corso degli ultimi 5 anni. Sono lettere che si leggono d'un fiato e che offrono un lucido spaccato della società calabrese, la presenza soffocante della mafia, le contiguità e le collusioni, le connessioni tra mafia e politica. Con le loro denunce e i loro commenti, questi giovani aiutano ad analizzare cause, valutare responsabilità, ricostruire fatti e vicende. Dall'incessante azione di uomini come Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, impegnati a predicare la legalità e il primato della legge, continuano a giungere copiosi risultati. E ne sono prova anche il no e la ferma opposizione di questi ragazzi che sanno scrivere. La mafia fa schifo. Io penso che comunque per uscire da questo problema dovremmo impegnarci tutti nelle nostre case, tutti comunque anche alla nostra età che siamo dei ragazzi alla fine, perché un giorno possa comunque migliorare la nostra città, ecco, togliere questo problema della mafia proprio per uno sviluppo maggiore alla nostra città. Fin quando siete in tempo, costruitevi una vostra vita, mantenete la vostra dignità, mantenete il vostro orgoglio, non vi fate umiliare dagli adulti.